Faccio un appello all'inizio, ai giovani. Non siate indifferenti alle cose che avvengono, perché il futuro è vostro. La Costituzione, carta dei diritti e dei doveri dei cittadini, è stata studiata, formulata e scritta da persone di diversa estrazione sociale, diversa cultura, diverse opinioni politiche e religiose. È la legge fondamentale del nostro Stato e ci ha permesso, con alterne vicende, con svariate e pesanti difficoltà, di fare dell'Italia uno Stato libero, indipendente, unitario. I miei fratelli non hanno mai trovato un posto di lavoro fino agli anni 60, quando c'è stato il miracolo economico, perché erano i miei fratelli, perché io lavoravo alla Everest, ero già attivista sindacale, comunista, donna, bastava, perché quando dicevano il cognome chi erano, non trovavano posto di lavoro. Il padrone si è avvalso di mettere fuori all'avviso che se le donne si volevano licenziare avrebbero preso, non ricordo bene, quanti soldi di premio. Ma oggi si sente in giro una grande voglia di rivedere, di cambiare la storia, una grande volontà di negare i fatti realmente accaduti.